pronuncia la tua acqua è sempre un po' riesce perfettamente. Perfettamente. Riesce tu, di cui è dedicata la retrospettiva delle Rimini di quest'anno. Qui in Italia tutti mi chiamano perché non pronunciano e non pronunciano Jerzy, americanizzato, jazz. Ecco, io lascerei subito la parola a voi perché sennò rischierei di ripetere le domande che ci sono nell'intervista del catalogo che ho fatto insieme, l'intervista che ho fatto insieme a Fiammetta un mesetto fa. Quindi direi che se qualcuno di voi vuole già fare una domanda a così, ma forse comincio io. Bene. Forse lo pubblico così. Posso? No, voglio dire solo una piccola cosa. Nella mia vita di attore, di teatro, di cinema, ero convinto che c'è una grande differenza fra cinema e teatro. Allora, questo volevo dire subito dall'inizio. Sono due mestieri completamente diversi. Completamente. Ovviamente c'è qualcosa dentro, insieme con tutti i due mestieri, però teatro è una creazione. Io creo un altro personaggio scritto da un autore, da Shakespeare, da Molière, da Ionesco. Al cinema devo essere, solo essere, e questa è la differenza grande. Ma subito farei una domanda allora. Prego, allora così ho cominciato il discorso. Io parlo in italiano anche se sono sua copaesana. questi mestieri, allora, attore del cinema, attore del teatro e soprattutto TV film, regista, lei cosa preferisce? Devo ancora aggiungere di questo che ho detto prima, che nel cinema è fondamentale, come si chiama in italiano, fotogenismo. Quando io trovavo gli attori per i miei figli, non mi guardava la bravura di questi attori, fotogeneità, come sono veramente veri sullo schermo. Occhi, soprattutto, quando insegnavo i studenti della scuola di cinematografica a Katowice, spesso ho detto: guarda gli occhi dell'attore, è fondamentale nel cinema. Qui c'è fonogeneità nei occhi, non nel talento. Si può fare tutto, si può fare manovre così, eccetera, eccetera, cambiare la voce, tutto, però occhio
l'occhio è fondamentale mezzo di esprimere sullo schermo un attore. E poi mi ho dimenticato di che cosa dovevo... Cosa preferisce fare? Attore del cinema, del teatro o fare regista? Sono diversi. Ma teatro è un tormento vero. È un lavoro duro, lo spettacolo, le forze fisiche, voce, tutto, è un lavoro. Cinema è noioso. Noioso di stare, aspettare. C'è un momento, molto strano in cinema, perché dovevi aspettare ore e ore e dovevi stare attento in un momento, solo in un momento. Invece prima dormi, aspetti, loro fanno le luci, eccetera, aspetti. E bisogna essere attento a questo momento di un minuto, davanti alla cinepresa. Questo è difficilissimo, trovare queste forze di essere, di stare attento in un momento, in un momento importantissimo, nel momento del ciak. Questo è difficile. Io ho visto i miei giovani attori, i miei allievi non hanno la pazienza, invece vecchi attori sanno aspettare di rafforzare le forze per un momento specifico. Sì, questo è film. Ovviamente quando sei protagonista, sei in ogni ciak, allora sei sempre in questo giro. Invece quando aspetti ore e ore per essere artista per 50 secondi. Sì, così è il cinema. E il cinema per esempio, quando io faccio, non come protagonista, ma gli altri, i parti secondari, per esempio, quando non voglio vedere la sceneggiatura, non mi interessa. Mi interessa solo la mia parte. Perché si sa che io sono usato a un'altra cosa per il regista, allora neanche non voglio vedere la sceneggiatura. Mi basta la mia parte e mi concentro solo sul mia parte. Ovviamente quando faccio come protagonista, allora lavoriamo prima del contenuto, del plot, della sceneggiatura, eccetera, eccetera. All'inizio sì, quando fai
come protagonista, ma tutti gli altri mi basta sapere solo quello che devo fare io. Allora subito faccio una domanda, perché lei spesso nei film, nei ruoli, mi alzo la voce, non fa protagonista, fa un personaggio di seconda, diciamo, piano. Ecco, di secondo piano, anche a me manco, però. E quasi sempre, sono personaggi particolari, molto umili e molto, direi, sfigati proprio. Sto pensando al film Corobut o The Battle, ma anche Bianco è un personaggio piccolino, quel film Bianco. In un certo senso, come vivo da tanti anni in Italia, mi fa paragone questi suoi ruoli con Fantozzi italiano. Come? Non so se le conosce, però Fantozzi italiano, specialmente nel film con Ovevater, forse, in Cittadina, la ruolo, dove aveva tutte le sfortune del mondo. Non si sente così, che i suoi ruoli sono così come indirizzati verso questa sfortuna umana. Sì, giusto. Anche nei questi parti secondari, diciamo, cerco di scoprire qualcosa della mancanza umana, di un difetto, di un complesso, di... Sì, questo è il mio... Mi interessa questo. Ma in generale devo dire che qualche giorno fa ho letto una intervista con attore Malkovich, e lui ha scritto: no, non è un mio destino della mia vita, faccio un mestiere. E sono d'accordo, anch'io faccio un mestiere. Non mi sento una star, uno che crea, si sente, no? Faccio un mestiere, così, quello che mi interessa di scoprire è raccontare sul anima umana, sull'esistenza di uno, di un essere umano. Questo mi interessa. Scoprire, cercare, però presentare meno. Io sono di generazione non solo di attori, la mia provenienza è universitaria, ho finito la filologia polacca e Jagiellonica, Università Jagiellonica, è sempre questo filologo dentro di me, è ricercare se ho queste possibilità come attore di presentare, però esibitare meno.
mi stanca è teatro, recitare 100 volte, 200 volte, no, è per me troppo. Faccio, ovviamente faccio, però è difficilissimo aprire le porte. Descrivere i momenti della ricerca di un personaggio. Questo sì, questo mi interessa. Infatti, film che esibire meno. Lei ha scritto sia la sceneggiatura sia ha fatto regista con Tydzień życia mężczyzny. Ah sì, una settimana della, sì, della vita. Della vita. Lei ha scritto sceneggiatura. Sì. È la tormento. C'erano le sceneggiature che scrivo in 2 settimane. Inventare, ovviamente, scrivere, sì, ma inventare in 2 settimane. Però questa sceneggiatura ho fatto 2 anni. Ho 2 anni di tormento di rivelare i suoi lati intimi. È difficile aprire agli altri i difetti, complessi, debolezze. Era difficile. Sì, questo era difficilissimo. E dovevo prendere una decisione. Fare o no? Ho coraggio o no? E sempre vince l'artista di far vedere agli altri anche questo, che per me sono i lati debolissimi. Sì, questo film era un film veramente duro di farlo e anche presentarlo, ma non solo che si scrive, un autore si scrive e poi si nasconde da protagonista del libro. Invece io devo fare con il mio volto tutto questo. Era difficilissimo, sì. Sì, questo film era il mio difficilissimo film, che ha parlato di questo film. Hai fatto bene. Com'è? Hai fatto bene. Non lo so. Non lo so. Poi è difficilissimo quando racconti la sua storia intima, ma come regista devo prendere responsabilità da tutti, eccetera. Era difficilissimo questo film. Io volevo fare una domanda sempre a proposito di questi piccoli ruoli che poi io trovo spesso molto significativi, scavano in profondità. Mi è capitato poche settimane prima di venire qui a Bergamo di vedere un film italiano, Non morirò di fame,
l'ho trovato, diciamo, l'ultimo? Sì, l'ultimo. Uh-huh. E ho apprezzato molto anche lì questo ruolo così particolare, il barbone filosofo, e soprattutto l'interazione con gli altri attori, perché non è un film forse di cui si è parlato tanto, ma questi dialoghi sul cibo, sul senso della vita, mi hanno molto colpito. E volevo chiedere come è stato, ecco, lavorare con questa troupe italiana e costruire questo personaggio, insomma, che comunque lascia un'impronta molto profonda per me nel film. Erano due cose in questo personaggio. Mi piacerebbe nella vita di fare una vita libera da tutto, di essere rassegnato e si occupa solo del cibo e non della vita. Per me era una grande speranza in questo ruolo. Sono veramente in questo ruolo liberato da tutto. Dalla barba, dall'ambiente, dall'abito, solo non avere fame, l'ultima cosa, bellissimo, non sono mai nella vita così, però anche nella mia nella mia immaginazione era questo ruolo, si è realizzato. Non fare la barba, niente, tutto. E sono rassegnato, allegro. Era bello. Sì, questo ruolo, ricordo, noi abbiamo girato a Torino al pieno centro, allora questi nostri campi non potevano entrare a queste strettine stradine del Torino, allora la produzione ci hanno regalato un caffè, un bar, dove possiamo stare lì, e io come clochard stavo in questi caffè e sono venuti questi camerieri, va via per cortesia, no, io sono attore, no, va via, era bellissimo, ero lì finalmente libero di tutto, anche questi camerieri che mi cacciavano via dal caffè, eccetera, e io con barba così, bello, e questa idea di trovare il cibo nell'ultimo momento, quando cacciano vita dal mercato questo cibo, eccetera. Era per me affascinante quando io ho visto nella mia vita questo sprecare il cibo. Bello, sì. Era difficile, strano, perché di notte, nell'inverno a Torino era difficilissimo. Però sono contento che avevo questa avventura italiana. Lì ha lavorato molto con Kieslowski, che cosa gli ha lasciato in particolare? Kieslowski? È strano, è difficile per me, perché siamo cresciuti quasi insieme.
No, lui è più vecchio di me, però nel campo cinematografico abbiamo cominciato insieme, perché il suo primo film di finzione era anche il mio primo film nella mia vita, 79. Sì, La cicatrice si chiamava il primo film. Io ero il primo attore professionista con lui. Non aveva queste esperienze. Prima faceva come documentario, regista documentario. E abbiamo scoperto il mondo cinematografico quasi insieme. E siamo arrivati ai nostri primi film. Il nostro secondo si chiamava La calma, tranquillità, censurato in Polonia per parecchi giorni, perché si parlava di un prigioniero che è uscito dal prigione e comincia a scoprire il mondo e la vita, e era pericoloso per il potere in Polonia, era censurato. E poi secondo c'era Fotoamatore. E qui è cominciata la vera carriera di Kieślowski. Questo fino Amatore ha vinto a Mosca, e poi ha fatto giro in tutto il mondo. E poi c'era il famoso Decalogo, qui in Italia ha apprezzato tantissimo. E così avevo con film parecchi film abbiamo fatto insieme. Lui non era un regista, secondo me, per me dico. Soprattutto era sceneggiature, e questo ci piaceva tantissimo, scrivere le sceneggiature, realizzate meno. E come regista, non era un regista, era un psicologo. Con me aveva solo i discorsi, raccontare, sì, non era uno che un regista, era un psicologo. Dimmi quello che pensi di questa scena, sempre chiedeva. Dimmi, che ne pensi? Cosa pensi di questo? E io ho raccontato, ho inventato i dialoghi, eccetera, improvvisavo, eccetera. Così, no, no, non era una regia. Gran parte sul set facevano gli operatori, bravissimi operatori, dove mettere la cinepresa, eccetera. Invece Kieślowski si occupava. Io ricordo una scena dal Fotoamatore, del cineamatore.
perché lui lavorava ancora con i dilettanti e c'era una signora che faceva con me una scena. Abbiamo visto un film nella televisione e io sono molto, mi commuovono questa scena, non racconto questa scena, però dovevo andare via dalla televisione e questa signora mi segueva di aiutarmi. E lui ha parlato con questa signora, dice, signora, il nostro attore ha un grande problema oggi. Quale? Ah, è dilettante questa signora. L'ho lasciata, la moglie l'ho lasciata, solo. E bisogna consolarlo un pochino, se può andare di là. Consola perché lui è triste e non si sente a agio. E questa signora è andata dietro un siparietto, c'era una cinepresa con l'operatore, e aspettiamo la signora. Cosa dice lei? Niente. Muto, triste, la moglie mi ha lasciato. E questa signora dice, signore, ha lasciato la moglie? Io devo improvvisare. Sì. E a televisore ha preso. No. Allora torno. Ebbene, un dialogo, puoi inventare un dialogo così. Invece Kieślowski aveva i punti così per toccare questa signora di fare che a televisore è importantissimo. Allora torna. Un dialogo così solo un documentarista può inventare. Avendo un'attenzione sui dilettanti, ma solo questa signora non poteva fare un monologo di consolarmi, poteva solo dire sul televisore, era così. Per spiegare un po' il metodo di Kieślowski, una volta così, è sempre, anche nel film, poi, no, questi in Francia no, però prima in Polonia tutti questi mestieri professionali facevano i dilettanti, che conoscevano benissimo il suo mestiere. Per esempio, c'era questo signore nano che fa parte del cinema amatore. Era un nano, 1 metro. E lui c'era. Lavorava a biblioteca di Cracovia e Kieślowski gli ha chiesto
racconta del suo lavoro. E questo, Signore, sempre nella nostra biblioteca, solo non dire biblioteca, solo nella nostra fabbrica. Nella nostra fabbrica, sì, aumento, sono molto contento. Ho preso anche domenica con la moglie, andiamo insieme al caffè per fare una dolce, eccetera. E questo raccontava la storia della sua storia, solo non dire biblioteca, fabbrica, eccetera, eccetera. Oh, così. E questi sono al suo agio, sanno cosa fare. Questo oggi mi dà fastidio, questi dilettanti che recitano non suoi propri ruoli. Faccio qualcos'altro e tutto questo è finto. Io non posso guardare anche questo, soprattutto in cinema polacco. Per esempio qui in Italia, quando ho visto i film di Garrone, ma si vede che è un vero, loro sono veramente nel suo posto. Parliamo del Garrone, Napoli, eccetera, eccetera. Però questa finta degli attori che recitano i ruoli altri non posso guardare. Grazie. Tutto? Oggi sono molto contento che sono tanti miei figli qui a Bergamo, 18. Madonna, è troppo. Tutta una vita. Troppo. Sì, ultimo film era con Dani. Sol da venire. Ma non è proibito di parlare. Di questo film, non so se sarà film, ma preparano per caso. Ci può dire che tipo di regista è Nanni Moretti? Com'è come regista Nanni Moretti? Il padrone non manda. Non è facile. Diciamo, no, quando io lavoro da solo davanti al cinepresa e va bene, ma più difficile quando faccio con lui, perché io come attore sono abituato, nella mia vita si fa ripetere 2, 3, 4, 5 volte e basta. Poi sono stanco, non so cosa si fa. Invece il mio amico Nanni doveva avere 35 ciacche e stare con lui era un po' difficile. Per lui è importante. E vedo, quando lui recita, che vedo da ogni ciak a un altro è migliore. Invece io sono svenuto. Era difficilissimo. Con Nanni, quando si recita con lui, e io spesso con lui recito,
anche nell'ultimo film era così. Abbiamo avuto, ho avuto una scena che non mai nella vita avevo una stanchezza così. C'era un grande passaggio da Fori Imperiali a Roma, da Fori Imperiali fino a Vittorio Emanuele. Allora sono quasi 2 chilometri e dovevamo fare tutti. E c'era 1000 comparsi, elefanti, perché circo, è un circo, giraffe, orsi, orchestre 2 e tutti noi attori del cinema. Andiamo in un allegro marcio, un passaggio da fuori, da Forum a Emanuele. Una volta tornata, questi elefanti che devono tornare, e io ero così stanco che non poteva anche prendere una smorfia bella, e questi assistenti, Jerzy, Nanni ti chiama allegro, più allegro. E c'era la mia ultima filma in questo film con Nanni. Un bello film, un grande, un'opera grande di Nanni, dove eravamo tutti i suoi attori, Orlando, Margherita, Dugo, tutti noi siamo. Allora è un'opera complessa di Nanni, vedrete fra qualche mese. Non raccontate in giro. No. Circo ungherese, questi ungheresi, madonna, con gli elefanti. Mai litigato? Come? Avete mai litigato? No, mai. No, attore non deve litigare. Obbedire. Attore deve obbedire. Io siamo per seguire i messaggi di regista. Ovviamente quando io sono protagonista, allora parlare prima di tutto questo, descrivere che tipo di carattere devo creare. Ma quando sono attore del cinema devo obbedire. Niente. A teatro sì, posso parlare, discutere, eccetera, litigare, eccetera. In cinema no, non c'è tempo. Non c'è tempo. Sempre o spesso, quando ero giovane, i registi dicono: senti, quando farai il suo film, sarà così. Invece adesso obbedire quello che voglio dire. Eh sì, è così. Anch'io sono così. Eccezione. Con i maschi nel cinema sono duro io.
fai come faccio io. Fai come faccio io, eccetera, ti spiego io, eccetera, eccetera. Quando sono le donne è un po' diverso. Qui sono molto attento. Perché forse le donne attrici ce l'hanno un altro modo di presentare la sua personalità. E qui sono molto prudente. Io ricordo, c'era, oggi c'è, sarà Storie d'amore, e c'era una russa, attrice russa. Non conoscevo queste attrici, sono andato a Mosca per fare i provini con gli attrici russi. E un'agenzia mi ha presentato le attrici di 40-45, così volevo le donne di questa età. E questa agenzia sempre mi ha detto, no, questa attrice è nazionale, attrice, eccetera, eccetera. Tutti e io non sapevo cosa fare con queste donne, un provino, una scenetta, è vergognoso fare con queste cose. Cosa fare? E ho trovato una cosa, mi sono messo dietro la cinepresa e ho fatto una domanda a queste donne. Lei ama un uomo, a Mosca, un polacco, c'era un contenuto. Lo ami e improvvisamente lui scappa. Va dietro in Polonia, non si vede mai, e questa donna ha abbandonata completamente. E questa donna, e se è possibile, perché le mie collaboratrici polacche dicono no, una donna non si vergognerà così, eccetera. È possibile di venire a Varsavia, di trovare questo uomo? Cosa ha fatto lui? E ho fatto una domanda a queste attrici russe e queste. Se ama, allora andrà. Io dico, è una rossa, una donna russa, perché ama. Si umilia tutto, va a trovare questo uomo e ha vinto un'attrice bellissima che ha fatto questa parte sì, se ama andrà. Nonostante tutte le circostanze di umiliazioni, eccetera. E così, allora non si cerca una bravura da un'attrice, da un attore, si cerca il modo di pensare sul personaggio. Questo è importante. Però, come ho detto, nel cinema è solo fotogenità. Io sempre con i miei studenti, quando lui cominciano la sceneggiatura, facciamo prime scritture, io dico, vai in città di fotografare le facce. E loro con foto
vanno di trovare le facce. Questo è il po'. Che tipo di faccia? Fotogenitale. Avevo le studentesse, ricordo con i miei studenti di cinema, guardo una faccia, chi è questa ragazza? È la tua studentessa di Cracovia? No, era così piccolina. Fotogenità che cresce sullo schermo. Così, però il mistero del fotogenità è negli occhi. Qui c'è mistero. Gli occhi. Gli occhi parlano. Non la lingua. È così. Eh sì. Allora oggi vedrete storie d'amore. È un bellissimo film. Mi raccomando di vederlo. Un modesto, piccolino film. Per fortuna, avevo una grande fortuna a Venezia. Perché, per esempio, questo premio Fifreschi è molto importante, perché tutti i distributori ti vogliono perché sanno che le critiche saranno buone. Questo era bellissimo, non sapevo io. Io ricordo signora Campbell, c'era la presidenta della giuria, e era per me era una grande una cosa vergognosa, perché volevano che io prendo il premio, uno dei primi. E signora Campbell ha detto, ma dare un premio per un polacco è una cosa sprecata. Hai visto che dura la vita ce l'ho io, però anche poi ho distributore Academy e anche facevano i film di di Kieslowski. Sono andato una bella tournée con questo film in Italia, in Francia. Storie d'amore. Bene, se qualcuno ha qualche domanda, se no direi che possiamo essere soddisfatti e contenti di quanto Jessy ti ha raccontato. E quindi ci vediamo stasera. Io ho a te. Solo il primo, qual è stato il primo incontro con Jessy? Avete preso un caffè, lei ha incontrato questo tipo, come avete scambiato due chiacchiere, chi era studiava. Primo incontro, quando l'ha conosciuto proprio. Qual è? Quando è quello che si fa? Il bar, la telefono. La prima volta che
prima volta che l'hai visto? Io? Sì, anche lui. Come vi siete incontrati? Dove è iniziato il vostro rapporto? No, lui mi ha visto nella televisione. Facevo... Sì, sì, i programmi, satirite, eccetera, eccetera, e lui mi ha visto in questi programmi. Poi mi ha visto anche nel teatro, perché io ho cominciato come attore teatrale e dopo 5 anni ho fatto il mio primo film. Allora avevo abbastanza maturo, un attore giovane però. Non troppo, perché io sono, come diciamo, educazione filologo e poi studiavo la scuola teatrale, eccetera. E lui mi ha visto così 1, 2, 3 volte a teatro, eccetera, eccetera. Però la nostra vicinanza non era solo che mi ha visto come attore, perché c'era un modo di pensare, di pensare comune. Questo era. Ambidue siamo stati delle piccole città. Anche lui ha cresciuto in una piccola città fuori di Varsavia. Anch'io ho studiato o frequentavo la scuola in una piccola città fuori, in Cracovia. Così questo era un legame abbastanza presto, stretto, che siamo un po' provinciali, diciamo. E sempre contro il comunismo. Però non potevamo dimostrare questo, però sì, abbiamo pensato così. Educati, i nostri genitori erano gli stessi mestieri, hanno fatto una piccola intelligenza polacca, piccola, Kieślowska. Eh sì, prima non si vedeva, poi un grande. Va bene, io direi che può bastare, quindi adesso possiamo bere qualcosa in onore del nostro ospite e ci vediamo appuntamento con la produzione del film. Grazie.